poi bellissima questa casa, un palazzo signorile. Lui mi disse: dai, vieni a fare il ritratto, oggi è una bella giornata di sole. Anche io stavo nervosa, dissi: chissà, vedrà male il ritratto. Dissi: no, 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 non vengo perché sono nervosa, quindi il ritratto non viene bene. E lui mi disse: attraverso il tuo racconto e io apprezzo moltissimo l'opera di Bolivar e recentemente abbiamo presentato qui un'opera realizzata da un artista ungherese giunto a Ischia, un grande artista che è stato condotto qui all'Antoniana proprio da Bolivar Padalano, a cui dobbiamo anche l'occasione di poter, cioè l'opportunità di poter ospitare qui un'opera di grande pregio. Le opere di questo artista sono i più grandi musei in giro per il mondo, soprattutto in Inghilterra, in collezioni private. E grazie a Bolivar, non soltanto grazie a lui per la sua opera, conserviamo sull'isola, diciamo, un esempio importante, diciamo, di espressività, insomma, a un livello altissimo, ma soprattutto conserviamo qui alla Biblioteca Antoniana un'opera così importante. Quindi io ti ringrazio perché stasera stai tracciando questo profilo che forse solo tu avresti potuto tracciare così perché ci stai raccontando la parte più intima di questo personaggio. Quindi veramente grazie di cuore, ti stai annullando, cioè il tuo momento e tu stai dedicando il tuo tempo a Lo questo. senti un Veramente po' come bellissimo. Bisogna apprezzare, secondo me bisogna apprezzare. Beh, c'è anche la mostra, sono andata però voglio.
cosa disse. Perché tu hai detto che è bellissimo quello che dice. È molto bello. Per lui, appunto, in quel caso, bonariamente ti stimolava. Però giustamente, guardando la bellezza interiore, tu sei una persona, come ti ho detto prima, che ha veramente il male negli occhi. E secondo me, nelle tue opere si sente tanto, come si sente tanto il rapporto con l'isola. Sì. Molto, tantissimo, hai azzeccato. Adesso come bello, Come mi piace questa. Poi c'è anche una bellissima mostra, c'è stato il vernissage, sempre di Bolivar, molte opere, l'ha fatta la curata Massimo Ilasi una settimana fa, pare, a Villa Augusto. Se rimanete ancora qualche giorno, non lo so se è, quindi andrete ad ammirare i quadri di questo personaggio, il quale diceva sempre, siccome le persone mi dicevano, ma come tu entri nell'antunni della casa di Bolivar, vai da sola e può succedere qualcosa, tipo ti può strangolare, ti può uccidere, ti può violentare. E io che ero molto giovane, sono stata sempre molto istintiva, sentivo che Bolivar era una persona particolare ed era una persona sensibilissima. Infatti dopo che mi aveva fatto il ritratto, andava nel giardino, dietro casa, un bellissimo giardino, e diceva, qual è il fiore che ti piace di più? E lui lo decideva e me lo regalava. Poi andava nel bar di fronte, Bar Camillo, famoso Bar Camillo, Bar Carise, e mi comprava il cappuccino e poi anche i dolcetti. E poi si fermava a parlare con me, con quella cosa, così, in quel modo. Tipico candore. Venga valorizzato il castello nel quale io vivo, perché è un po' una sofferenza
vedere a volte delle cose che non vanno e mi auguro questo, beh, poi anche continuare a scrivere poesie, continuare con le amicizie che sono bellissime, anche ci danno lo stimolo per andare avanti. Io ritengo che bisogna sempre progettare. Valorizzarlo, perché se hai un bastello potresti localizzare nel bosco. Ci vivi. E anche il vincere, sì, il vincere io ho dipinto molto, l'ho scritto, anzi anche il castello mi ha stimolato molto proprio per scrivere. La famosa casa del cancro. No, per scrivere, ma anche per i racconti, cioè, le rose, sì. La natura stessa, perché ho fatto tanti, cioè, tante escursioni nelle montagne, nei borghi antichi. E ho infatti scritto anche 70-80 racconti ispirati ai luoghi e personaggi dell'isola, oltre alle poesie. Devo dire anche una cosa, un bel fogliettino. Devo fare una parentesi, no? Gaetano Di Meglio, direttore dell'ISPAR, io devo molto a Domenico Di Meglio, il padre, perché lo conoscevo all'epoca in cui andava alla ragioneria, io andavo alla ragioneria, lui faceva geometra. E quindi quando praticamente ha aperto la sua, come dire, si è dato al giornalismo, al quotidiano Il Golfo, sono andata nella redazione prima a Sant'Antuono, poi a Chiaiano e mi ha dato molto molto spazio per scrivere le mie opinioni sulla vita sociale e politica dell'isola, poi le poesie, i racconti. E ha detto una cosa giusta ieri il figlio Gaetano, no? Non si fermava davanti a niente. Lui non, quando doveva, cioè, non guardava in faccia a nessuno, quando doveva dare una notizia del bene o del male, in prima pagina la metteva. E questo io ho apprezzato molto Domenico Di Meglio. E un giorno gli dissi: Domenico, ma io aspetto, il figlio era giovane, stava lì, era adolescente, aiutava il padre, no? Dissi: Domenico, ma un giorno spero che porterai avanti questa cosa qualcuno che verrà dopo di te. Disse: no, mio figlio è ancora peggio di me. Cioè Gaetano è ancora più bello. Disse: ancora peggio di me. Sì, sì, no, ma infatti l'ho apprezzato anch'io la cosa. Sì. Beh, ma poesia c'è da leggere, però. Sì, sì, certo. Beh, io ne ho scritte anche qualcuna in dialetto. Perché no? La prima voglio cominciare per Artemisia. Artemisia la conoscono un po' tutti gli isolani, perché Artemisia è una ragazza che è morta qualche anno fa di anoressia. Io praticamente ne sentivo sempre parlare, però non la conoscevo di persona. Una sera che c'era un concerto al castello, lei venne e mi volle conoscere, perché aveva visto i miei quadri e le erano piaciuti, i colori a lei l'avevano attirata moltissimo. E me la presentarono, era malissima praticamente, perché poi di lì a poco lei è morta. Io ebbi modo di conoscerla e quindi dissi: come ti chiami? E lei mi dice: mi chiamo Artemisia. Dissi: che bello, è la pianta della luna, perché la pianta dell'Artemisia è un cespuglio che cresce spontaneo e sotto la luna c'è l'argento come colore, bellissimo colore. Allora disse: è un bellissimo nome. E siccome stavamo per chiudere, disse: fai una cosa, Artemisia, io ti spiego tutto della mia cultura, perché lei era curiosa, aveva una bella sensibilità, come ragazza giovane era lei aveva fatto il balletto nella palestra del padre, giusto? Sì. Lei era molto brava e disse: vieni un giorno, ti do il mio numero e vieni un giorno e io ti spiegherò tutto, decidi tu quando vuoi venire. Perché lei mi abbracciò fortissimo, mi abbracciò tanto, non mi conosceva, a me rimase impressa questa cosa, però poi non venne mai, perché lì a poco, un mese o due, lei finì. E niente, allora mi rimase impressa questa cosa. Per Artemisia, sei venuta sulla terra per portare bellezza, attimi la tua vita, col tuo corpo etereo colmo di luci. Ti ho conosciuto una sera, ma riconoscere, sognare. Mi piacque il tuo nome, Artemisia, pianta della luna. Non dimenticherò il tuo entusiasmo, l'abbraccio che mi facesti pur senza conoscermi. Orgoglio per i tuoi genitori, perché sei stato un dono divino, una scintilla d'amore che non inonderà di luce l'universo. Poi c'è
Comune dove sono nata, oddio, praticamente rivolto al mio comune di origine, paese mio, che ricordo come fosse ieri, sereno con la tua gente, vecchi racconti narrati nei cortili di case antiche, tra l'odore di legna e grida di bambini. Speranza donavi al forestiero, dall'uomo della terra. Cerco il profumo di quei tempi, in questa umana realtà. Mi arrido al pensiero che sei andato via, e mi affaccio sul vuoto della vita per sognarti ancora un istante. Paese mio. A me sono brevi le poesie, non sono molto lunghe. Ah, c'è Arianello, sì. Arianello è un comune, un borgo, che ho visitato nel 92, vicino ad Ariano, paese confino di Carlo Levi, perché ogni poesia ha una storia, ogni mia poesia c'è sempre dietro una storia. Lo visitai, però c'era stato il terremoto dell'Irpinia, quindi era stato completamente abbandonato. Io chiamo i paesi fantasma, diciamo, abbandonati, li andai a visitare. Parlo del 92 e mi rimasi impresso perché sembrava un presepe, immaginai un po' le persone che ci avevano vissuto, immaginavo un po' tutto quello che era. C'erano ormai, non c'erano più le imposte, non c'erano più le porte, tutto ormai era saltato, le case erano lesionate, quindi l'erba lungo i percorsi, le strade a saliscendi, e dopo poco scrissi questa poesia. Nel frattempo ho conosciuto anche una signora, 2 anni fa, ma a farla apposta come si intrecciano un po' le storie, che ha creato un'associazione Salviamo Arianello, e mi sono messa in contatto con lei. Arianello, nei vicoletti a saliscendi si rincorrevano le capre e i bambini, l'armonia regnava tra l'impasto del pane e il fuoco dei cammini. Piccolo borgo, sei rimasto solo, senza più voci e senza più respiri. Poi di lontano la terra tremò e le ferite rimasero nei muri, di casette dove regnava l'armonia. Adesso l'abbandono regna ad ogni intorno, mentre finestre, come occhi disperati, invocano aiuto alla terra e al creato. Mal sopportiamo la polenta agonia, perciò resiste ancora, non morire. Forse un giorno riprenderà la vita e ci saranno voci e destini con le capette e giochi di bambini. Quanto tempo ancora? 5 minuti, poi leggiamo le 2 poesie perché alle 8 dobbiamo stare fuori dalla biblioteca. Questa è stata tutto un quaderno, insomma, c'è di tutto, poesie, pensieri, racconti, riflessioni. Sì, no, no, infatti guarda, non si capisce, però mi piace così. Quaderno quando cresco. Com'è? Quaderno quando cresco, quello di ricordo. Bello questo. Mi piace. Non cercarmi, non cercarmi, quando dal mondo mi allontano, per sentirmi sola. Dentro di me cerco il bagliore di una luce che per attimi si spegne. Soffoco, non respiro, nella folla informe, che sa solo stordirsi e non pensare. Voglio guardare il cielo e le montagne, lasciarmi andare coi capelli al vento, viaggiare l'olio della mia solitudine e cercare la luce che per attimi si è spenta. Fabiana, sì. Poi c'è la guerra, questa l'ho scritta quando c'era la guerra in Iraq, però è sempre attualissima. Purtroppo sempre al cuore. Sempre. La guerra, bagliori nella notte angosciano gli animi, uomini corrono incontro alla morte, e la guerra, che disumane atroce spezza vite umane. Grida soffocanti si alzano al cielo, la terra trema e raccoglie nel suo grembo l'ultimo respiro di vittime innocenti. Beh. Quanto c'è ancora? Un'altra poesia.
è giusto più o meno? Sì. Giusto, pianello. Ah, Ukimpa, in dialetto. Sì, questo lo scritto, perché ne ho scritto proprio alcuni in dialetto, diciamo, maccheronico, perché non è proprio il dialetto foriano, altrimenti non lo capirei neppure io, ma tantomeno voi. Ukimpa. Ma che è Ukimpa? Quando botto purissimo accappato. Ma chi è prudente? Non si fa mai acchiappare. È come se fosse una creatura. Un gabbiene di mano, pote fuglia. In auge un rosso, la perché vuoi accarezzare. E mentre un rocco si mette a pulare. Ukimpa è come una mariola, che senza scurta sta roba pure un tempo tuoio. Quante volte ha già pensato che per un attimo si fosse fermata? Nessuna illusione, non ne ho vera. Ukimpa non tiene paura, né pensiera. Disse corra, va fuggendo. E mentre i punti stai facendo, ne si accorta. Ammazza vita tua, fa bella e ama la sorte.